Allora, oggi video un po' diverso dal solito perché andrò a rifare questa parte del laboratorio, quella dove tengo il bancosega e l'aspiratore, non l'aspiratore, l'aspiratore, e rifaccio anche la parete. Vi faccio già vedere il risultato finale perché non sono riuscito poi a filmarmi molto durante l'attività. Andrò a togliere tutti gli scaffali che c'erano in precedenza e andrò a sostituirli con questa parete. Quindi divideremo il progetto in tre parti. La prima, la parete porta attrezzi. La seconda, questo porta morsetti, che secondo me in realtà è molto interessante, quindi lo approfondiremo in maniera separata. E la terza parte è questo portalegna da muro sopra la mia testa. E vi farò vedere un po' come farò tutte queste, diciamo, tre componenti. Diciamo che in realtà sulla parete porta attrezzi andrò un pochettino veloce perché non è che vi faccio vedere, cioè andrebbe bene solo per gli attrezzi che io, mentre ci soffermeremo molto di più sul porta morsetti e sul porta legno da parete. Di per sé la parete porta attrezzi è composta da tre pannelli da 80x60 compensato di pioppo che sono stati attaccati al muro e poi niente, ci si sbizzarrisce andando a prendere, diciamo, o delle componenti già fatte, come ad esempio questo portabatterie della Enel, oppure crearle su misura. Talvolta bastano semplicemente delle viti, oppure per questi utensili sono andato proprio a crearli. Ho alternato il colore del pioppo al nero e ho creato, diciamo, questa parete che ha tutti gli utensili che utilizzo di più a portata di mano. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me one. Questa è la situazione. Ieri, praticamente abbiamo quasi finito. C'è un buchino qui e un buchino qui dove ci andranno le squadre di montaggio, mentre lì sopra, come vi ho fatto vedere da una foto di ieri, ci andranno i portalegna. Bisogna fare ancora un altro e poi direi che ci siamo. Comunque ho cercato di dare una logica a questi tre pannelli, ripeto, escludo sempre l'ultimo dei morsetti. Qui sono andato a mettere gli utensili, diciamo quelli manuali, tra virgolette, più le colle, le cose per misurare. Qui sono andato a mettere gli utensili elettrici che utilizzo maggiormente, eccezione fatta per la sega da fondamento della Festool e la levigatrice della Bosch che tengo su un altro carrello, ma di cui parleremo in un altro video, che è il carrello dell'aspirazione. Quindi seghetto alternativo, levigatrice per la finitura, che se ho rotto il platorello lo devo cambiare, ma è molto buona. Levigatrice a nastro della Parkside e sega da fondamento della Parkside per quei tagli dove magari non so se c'è dentro una vite, così, quindi per non rovinare la sega bella vado con questa. Diciamo la sega a fondamento della battaglia, comunque funziona abbastanza bene, e le due chiodatrici a aria compressa e a diciamo elettrica della Deco. Di qui iniziamo a avere il misto porta morsetti, eccetera. Abbiamo quello angolare per il porta morsetti per le cornici, i squadretti a 90 gradi di assemblaggio, bench dog che mi raccomando non andate a tagliare con la sega da fondamento. Però guardate che taglio preciso. Lame delle sighe da nastro, che è veramente un incubo da, secondo me, da andare a stoccare. Morsetti, quelli veloci, rapidi a una mano, quelli da battaglia, che sono semplicemente messi su con un tubolare e, diciamo, anche qua con un inserto, diciamo, una barretta filettata, quindi un tubo al quale si appende. Di
Diverso è il discorso invece del portamorsetti. Il carrello che avevo in precedenza non ha mai funzionato, era un mammut che prendeva solo tantissimo spazio e basta. Allora ho optato in questo caso sì per la French Crit, perché gli spazi devono essere modulari, perché effettivamente i morsetti potrebbe essere un qualcosa che dovrò cambiare nel corso del tempo, anche se sono abbastanza soddisfatto con questi. Mi scuso perché sono proprio in un cono d'ombra, ma così è. E fondamentalmente adesso vi farò vedere come sono andato a creare questo portamorsetti modulare, secondo me molto interessante e adattabile a tutti i tipi di morsetti, quelli paralleli, quelli, boh, non so come chiamarli, di ferro e quelli a tubo. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Ok, allora abbiamo fatto tutti i nostri pezzi verticali, ci siamo fatti anche una rima che poi vedremo a cosa servirà. Le French clip, ora dobbiamo andare a ritagliare quelli che di solito sono dei triangolini, noi li faremo più dei, non so, rettangolini con uno smusso, con questa stazione di taglio molto semplice. Si può fare con qualunque sega da fondamento, non è necessario quella della Festool. Io fino a poco tempo fa la usavo con molto successo con quella della Lidl, che è ancora qui tra l'altro. E andiamo a ritagliare questi pezzi grossi in dei pezzi più maneggiabili per poi sfettarli, scusate, rifilarli alla nastro e andare a creare appunto questi rettangoli. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night and the sheets all black. So I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Ho ritagliato tutti questi pezzettini di French clip che andremo a attaccare sul retro con colla e viti per creare l'attacco all'altro pezzo di French clip. Quindi ecco i nostri 8 divisori, lo step successivo veloce levigata e poi li facciamo tutti di color nero. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Eccoci qua, abbiamo finito anche questa. Come potete vedere in pochissimo spazio, 60 cm con pochissima profondità. La profondità è 30. Abbiamo fatto stare tutti i morsetti che prima stavano in quel carrozzone di carrello. Sono molto contento, ve lo faccio vedere anche di lato. Devo dire che fa la sua porca figura. Per realizzare il portalegna, e qui ne vedete un modello già fatto, avete bisogno, in questo caso ho preso un murale 6x6, l'ho rifilato alla nastro e piallato a 6x4 e tante striscioline di, in questo caso, multistrato che andranno a comporre questo sandwich A4, quindi due pezzi centrali e due pezzi laterali. In questo caso ho fatto due piani, se ne possono fare tranquillamente anche tre o più, e poi vediamo come andare a forare. Qui bisogna togliere i trucioli, andare a forare per andare ad ancorare al muro. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a... Ok, quindi questo, diciamo, è il risultato finale con i due carrelli. Quello per laser CNC. Quello del banco sega e il carrello dell'aspirazione che porta anche sega da fondamento e le levigatrice, di cui parleremo però la prossima volta, il ciuciapulver 2.0 marchio registrato, attenzione, poi non si scava, comunque ne parliamo la prossima volta. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. È chiaro che è focalizzato sugli utensili che ho io, però mi auguro che possiate prendere spunto. Vabbè, al di là degli utensili, per il porta morsetti, che secondo me è molto interessante, perché viaggiando su French Creek è modulabile ed è una figata obiettivamente, e anche per il porta legna lì in alto. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti, un commento, boh, poi cos'altro, sono tutte quelle robe lì che ti chiedo di solito. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!